Amici sportivi di Spazio 5, siamo qui con Simone Fiscante, giocatore dell'L84. Simo, oggi un esordio importante, una vittoria contro il Sermi che anche 3 gol per te, meglio di così non poteva andare. Sì, siamo molto contenti. Oggi è stata una partita davvero dura, sapevamo che era importante cominciare bene con una vittoria, anche giocando un po' male. Però durante il campionato, allenandoci, lavorando, riusciremo a trovare anche il bel gioco. Oggi era importante vincere, portare a casa i 3 punti per iniziare bene la stagione. Una squadra del Sermic che vi ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Sono partiti molto bene, subito il gol in avvio, poi la traversa, poi siete andati avanti voi 3-1 e nel finale sono riusciti a fare il 3-3. Poi soltanto il tiro libero vi ha permesso di chiudere il primo tempo in vantaggio di un gol. Secondo te questa squadra, l'L84, è già in grado di poter ambire al salto di categoria? Allora, noi lavoriamo giorno per giorno, adesso parlare di salto di categoria mi sembra eccessivo, abbiamo tanto da lavorare, loro sono una buona squadra e ci hanno messo in difficoltà, questo ci serve da lezione, abbiamo dei cali di tensione che non ci possiamo permettere, quando impareremo a superare queste mancanze forse allora saremo pronti. Tu arrivi da 2 anni all'esperienza a Rossa Torino, come ti trovi in C2 e qual è la differenza tra giocare un campionato nazionale e una C2 di altissimo livello come quest'anno? Beh, diciamo che il campionato di Serie B è un campionato difficile e anche trovare spazio per me a Rossa è stato difficile, e i giocatori erano tanti e tutti molto bravi. Questo, il campionato di C2 quest'anno è comunque un campionato difficile. Bisogna ambientarsi anche per un giocatore come me, scendere dalla categoria comunque è un salto che bisogna affrontare in un certo modo, mettersi a disposizione dei compagni, io come Jody, e cercare di dare a loro quello che sappiamo di più, però è altrettanto vero che noi dobbiamo metterci a disposizione loro e della squadra soprattutto. Marco Bagnati, giocatore del Sermig. Marco, un esordio difficile subito in casa di una delle favorite dell'84, però una squadra la tua che fino alla fine del primo tempo ha dato filo da torcere come ai blasonati avversari. Ma diciamo che abbiamo iniziato l'anno come l'abbiamo finito l'altro anno, perché l'abbiamo concluso con la semifinale di Coppa Piemonte di Serie D e l'abbiamo ricominciato con loro. Non è andato tanto diverso il risultato, però penso che noi possiamo crescere ancora. Loro sono una squadra comunque formata che sa cosa fare, noi siamo molto giovani e possiamo sicuramente crescere, sicuramente possiamo imparare da loro come si gioca da squadra più esperta. Una squadra la vostra al primo anno in Serie C2, tanti giovani, voi un po' a fare da chioccia, però giovani molto interessanti che possono soltanto crescere in questo sport. Ma diciamo di sì, diciamo che l'età media è molto bassa, i ragazzi arrivano da molti tipi di esperienze che non sono propriamente il calcio a 5, sono più l'11, quindi per loro tramutarsi in una situazione dove bisogna guardare l'avversario da vicino è difficile, però sono molto volenterosi e sicuramente possono crescere soltanto allenandosi seriamente. Già lo scorso anno avevamo sottolineato quanto sia importante il progetto Sermig, non soltanto per quanto riguarda il calcio a 5 ma anche per quanto riguarda la vita. Qui sono tutti ragazzi che arrivano da lontano e hanno trovato qui una nuova casa. Il calcio a 5 può aiutare ad integrarli maggiormente nella nostra società? Ma allora, sicuramente facendo calcio a 5 in un certo modo abbiamo visto che è lo sport per far funzionare la testa e sicuramente l'unico modo per poter essere integrati veramente è usare la testa bene, imparare l'italiano e usare la testa per pensare a tutto quello che ci si sta intorno. E penso che il calcio a 5 sia uno sport come pochi altri, se fatto seriamente, che possa dare questo tipo di stimoli.